La ricaduta dei tagli del governo Monti sui, sugli enti locali e quindi anche sulla, sulle regioni, in particolar modo sulla regione Campania. Questo è il tema eh, di eh, apertura della nostra conversazione con Massimo Grimaldi, eh, Presidente della Commissione regionale e bilancio. Si parla di nuovi pesanti tagli, 250 mila euro. 250 milioni 250 forse. Milioni. Eh, sì, eh, si sta lavorando ad una variazione di bilancio dovuta soprattutto all'obbligatoria alla applicazione della sentenza della Corte Costituzionale che ha recepito l'impugnativa da parte del Governo sulla legge finanziaria che approvammo qualche mese fa e, e sulla mancata copertura da parte di FAS che soprattutto il Governo non ci ha eh, mai più trasferito e quindi di conseguenza siamo obbligati e costretti ad applicare la sentenza e quindi a fare ulteriori tagli. Un governo sicuramente non amico, un governo che forse sì mette al centro il rigore, ma questo continuo rigore di cui parla il governo Monti, eh, sicuramente non ci aiuta, non aiuta la nostra regione che sta facendo degli sforzi enormi, ricordiamo noi siamo in piano di rientro sulla sanità e abbiamo di fatto con, eh, quasi azzerato il, il disavanzo, tanto è vero che siamo stati eh, la regione valutata eh, meglio a livello nazionale rispetto alle regioni che sono in piano di rientro sulla sanità, quindi con performance eccellenti, eh, questo lo dicono i tecnici del Ministero della Salute, i tecnici del MEF, il cosiddetto tavolo massicci, il tavolo nazionale. Eh, quindi un motivo di orgoglio non solo per il lavoro che sta facendo il presidente Caldoro e la sua giunta, ma eh, un motivo di orgoglio per la campagna che sta dimostrando sui tavoli nazionali, su quei tavoli sui quali eravamo visti sempre con eh, con, eh, grosso, con eh, distacco, con eh, eh, indifferenza eh, oggi abbiamo dimostrato che anche la regione Campania può essere ed è e lo sta dimostrando una regione virtuosa dall'altro lato il rientro dal cosiddetto piano di stabilità dallo sforamento quindi è stato approvato dai, dal Ministero il nostro piano di stabilizzazione quindi è stato ritenuto idoneo anche questo è un altro motivo di vanto eh, Dall'altro lato però vi è una continua insofferenza per i tagli che il governo dal punto di vista dei trasferimenti di denaro, quindi di, di liquidità dal governo centrale alla, alla nostra regione, eh, vi sono continui tagli sui trasporti, sulle politiche sociali, sulle politiche agricole e forestali e eh, adesso queste sentenze che vanno applicate, che sono ulteriori ulteriori eh, trasferimenti in meno soprattutto per il eh, mancato trasferimento dei FAS che ci impongono obbligatoriamente di dover rivedere il bilancio e di dover fare ulteriori tagli questo mortifica ulteriormente il territorio questo mortifica ulteriormente le, eh, la, la, la disponibilità sia di competenze sia di cassa per poter far fronte a quelle che sono addirittura, in alcuni casi, spese obbligatorie e servizi basilari. Quindi, questo mette ancora una volta a rischio determinati servizi che sono fondamentali. Quindi, attendiamo un segnale. Dal governo positivo, anche da questo punto di vista, noi l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo detto dall'inizio e lo continueremo a dire: Noi non vogliamo assistenza, non vogliamo regali: assolutamente no, la nostra è una mentalità diversa. Vogliamo quello che ci spetta, quello che spetta ad una regione importante come la nostra e quello che ci spetta soprattutto per i comportamenti virtuosi, sobri di rigore che abbiamo messo in campo in questi anni e che hanno dato anche frutto. Tant'è vero che lo hanno riconosciuto loro stessi a livello centrale, che il lavoro che è stato fatto in questi due anni è un lavoro eccellente. A fianco a tutto questo lavoro eccellente ci vuole anche un po' non di solidarietà ma di attenzione, quella che manca verso la nostra regione, quello che manca verso il mezzogiorno d'Italia, quello che manca verso un sud che sta dimostrando di avere potenzialità, che ha grosse potenzialità di crescita ma deve avere l'attenzione che merita. Ecco, si tratterà di tagli lineari oppure incideranno in particolare su qualche comparto? Guardi, tagli lineari, si taglia dove è possibile tagliare, ci sono alcuni settori dove non può assolutamente, non c'è neanche la possibilità di tagliare perché le risorse già sono ridotte all'omicino e sono spese di fatto già impegnate, spese già obbligatorie, quindi i tagli verranno effettuati laddove c'è la possibilità di farli. Io sinceramente sono molto pessimista da questo punto di vista perché, lo dicevo prima, le spese sono ridotte all'omicino, veramente c'è poco da tagliare, non so veramente se ce la Farino. Cioè, i, i, trasporti, I trasporti sono un po' nel, nell'occhio del ciclone: la riduzione, la, la scarsa qualità dei servizi. Anche i trasporti saranno penalizzati ovviamente da questi tagli, ulteriormente direi penalizzati. Guardi, non lo so, ma non credo, perché i trasporti è uno dei settori che ha subito maggiormente il, il taglio da parte del governo, quindi il trasferimento, la mancata trasferimento di risorse da parte del governo. Parliamo di circa 300 e passa milioni di euro di, tras di mancati trasferimenti. Quindi non so se sarà possibile effettivamente mettere mano lì, ma glielo ho detto io non entrerei nel merito. Il problema è che non so se ce la faremo realmente, non so se c'è la possibilità di tagliare. Vista l'impossibilità di accedere al mercato esterno e di fare i mutui. Cioè, noi dal primo giorno in cui ci siamo insediati ad oggi non abbiamo, al mercato, non abbiamo fatto ricorso al mercato esterno neanche per un centesimo e non lo faremo. Quindi, vista l'impossibilità a fare i mutui, effettivamente non so se riusciamo a farlo, ci aspettiamo da questo, ripeto, un segnale forte da parte del governo. Uno spiraglio sembra aprirsi per le imprese della Campania per quanto riguarda i crediti. Ma guardi anche su questo io non voglio essere critico nei confronti del governo perché mi rendo conto che stanno facendo un lavoro difficile che è il lavoro che facciamo noi ogni giorno, il lavoro che devono fare ogni giorno gli amministratori locali, i sindaci i presidenti di provincia, c'è cioè quelli di fare i conti con quelle poche risorse di bilancio che esistono quindi anche il governo lo sta facendo ma si stava perpetrando, si stava perché le notizie sono positive cioè il governatore Caldori è riuscito ad ottenere l'apertura di questo tavolo nuovo e quasi sicuramente di ottenere un risultato ma si stava perpetrando una vera e propria ingiustizia nei confronti della campagna, delle imprese della campagna e dei cittadini della nostra regione. C'è un decreto di compensazione che prevedeva la possibilità di compensare ehm, creditori debitori, in questo caso lo Stato creditore nei confronti delle imprese o degli enti locali che a loro volta naturalmente sono debitori nei confronti delle imprese, le imprese che dovevano pagare regolarmente eh, eh, le tasse ogni mese però di fatto erano eh, debitori nei, confr creditori nei confronti del governo che eh, da anni de degli enti locali in genere non trasferivano risorse quindi c'è questo decreto compensazione che però per una mh, leggerezza diciamo da parte del decreto legge escludeva le regioni che sono in piano di rientro sulla sanità quindi la Campania essendo in piano di rientro veniva esclusa questo naturalmente creava uno squilibrio enorme anche tra gli stessi eh, imprenditori che magari competono sul mercato già per eh, altre cose ma mh, le immagini, la competizione tra chi eh, eh, rispetto ad altre regioni prende, prende soldi, quindi ha liquidità, possibilità di poter reinvestire nell'impresa e chi magari è bloccato da due o tre anni perché non prende soldi dagli enti locali ma allora a sua volta deve continuare a pagare le tasse allo stato debitore. Eh, una, una abnorme eh, illegittimità, disparità che è stata risolta perché Caldori è riuscita a riottenere e proprio il Ministro Barca ha dichiarato che eh, questa norma verrà modificata e quindi anche la Campania potrà eh, far accesso, accedere al eh, cosiddetto decreto compensazione. Mi sembra una buona notizia, però ancora una volta lo ripeto, non voglio essere critico, ma una, una cosa dovuta, una cosa legittima per gli imprenditori della nostra regione che abbiamo dovuto ottenere eh, con le unghie, abbiamo dovuto ottenere con lo sforzo, abbiamo ot dovuto ottenerla con la, con la tenacia del governatore Caldoro, che a volte anche con il suo atteggiamento. Uh, tranquillo, sobrio ha dovuto anche alzare la voce e forse battere qualche pugno e su questo credo che uh, uh, dovremmo dirgli grazie e anzi io dico che se a volte serve anche battere i pugni sulla scrivania per poter dimostrare al governo che quello che è nostro non possono togliercelo, scipparcelo in continuazione, uh, se questo è l'atteggiamento uh, uh, va bene anche così. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Tacquino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.